Chiamate gli infermieri. A sinistra sono impazziti, quindi servono infermieri esperti, possibilmente robusti, anche molto pazienti, perché sono diventati tutti pazzi a sinistra, avendo sentito insieme Musk e Trump. Allora, loro detestavano Musk, detestavano Trump, presi uno per uno, messi insieme è diventata una roba per la quale la reazione della sinistra non è stata solo quella, diciamo, della tradizionale indignazione, ma quella della crisi isterica. Cioè, l'idea che loro avessero un monopolio di fatto della comunicazione online, tutti i social network politicamente corretti come loro, tutti con la scusa delle fake news e della verifica pronti a bastonare, bannare, oscurare, shadoware, le tesi dissenzienti. Tutti da una parte sola si erano abituati a questo. È arrivato Musk che diciamo, rompe questo monopolio e quindi che ha fatto? Musk ha reso trasparente l'algoritmo di X, esattamente quello che il vecchio Twitter non faceva. Ora, vi sto dicendo che Musk è un santo, è Santa Maria Goretti? No, è evidente che è un volpone che fa i suoi calcoli, ma in questo caso i suoi calcoli di imprenditore coincidono con il bene della libertà e dell'apertura di un mercato. Ha scelto in questa campagna elettorale di orientarsi a destra sostenendo Trump? Certo, ma perché quelli di prima non sostenevano la sinistra? Lui lo fa in modo più trasparente e più esplicito, gli altri lo facevano in modo più occulto e meno visibile. Non solo, differenza fondamentale, gli altri accompagnavano le loro scelte politicamente orientate con una censura selvaggia verso le tesi opposte. Musk non censura. Quindi, da questo punto di vista, siamo passati dalla notte al giorno. E allora perché la crisi isterica? Perché i compagni sanno bene che le ultime due elezioni americane, sia nel 16, quando Trump vinse, sia nel 20, quando Trump perse, tra le contestazioni che ricordiamo sul voto postale, eccetera, le elezioni sono state decise in 3-4 stati da 70.000 elettori. Questa è la realtà. Allora, avere un pezzo di arena online improvvisamente contendibile è uno shock per questi qua. Naturalmente, qua in Italia è tutto da ridere. Dice Repubblica che hanno un ego eccessivo. Ah, hanno un ego eccessivo Trump, cioè, invece quelli di Repubblica no. Dice la stampa che è stato un disastro la conversazione Musk-Trump. Ah sì, è stato un disastro. 1 miliardo di visualizzazioni, 1 miliardo, 1 milione di nuovi follower per Trump, così, pum, di colpo, ma per la stampa è stato un disastro, probabilmente è stato un disastro per loro, nel senso che hanno preso sto colpo alla mascella e si devono riprendere.